Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Anche oggi siamo sul altopiano di Pinè per un nuovo video dedicato alla miniserie di Akharov. In questa miniserie vi propongo il video puro, nudo e crudo dell'esclusivo single track, come viene viene, in modo tale che chiunque possa valutare il single comodamente da casa guardandolo sul video e decidere poi se farlo o meno, se è nelle proprie capacità o se comprenderlo in qualche giro che farà qua sull'altopiano di Pinè. Come dico sempre, per affrontare questi sentieri ci vogliono soprattutto capacità tecniche, preparazione fisica, un mezzo adeguato e le protezioni per questo tipo di attività. Le protezioni indossate sempre, mi raccomando. Spesso si vedono in giro bikers con il casco attaccato qua sul manubrio o peggio che peggio sullo zaino. Non serve a niente, il casco va sempre indossato, ricordatevelo. Il video di oggi lo farò con una nuova modalità, proverò l'esperimento di montare la GoPro sulla mentoniera. A dire degli esperti sembra che sia la prospettiva migliore, quella che dà più la sensazione di essere in sella alla bici guardando il video. Quindi proverò per la prima volta questa modalità. Qualcuno ogni tanto mi chiede le impostazioni che uso per la videocamera. In questo video userò la GoPro 11 e impostazione Hyperview 4K 60 frame per secondo e la stabilizzazione massima possibile. Vedremo che video risulterà. Anch'io lo sperimento per la prima volta. E quindi vedremo poi il risultato finale. In particolare nel video di oggi vi propongo due single track consecutivi, il DH La Piazzola e il DH Cademoran. Sono due single track che ho già proposto nel giro numero 15. E vi lascio qua sopra la scheda, basta cliccarci sopra, andrete direttamente al video dell'intero percorso su come arrivare appunto a questi due bellissimi single track. Diversamente, andate sotto nella descrizione, troverete sempre informazioni e link utili per arrivare a questi single track. Per ultima cosa, vi ricordo che questi sono sentieri naturali e è possibile incontrare gente a piedi, quindi cerchiamo di essere sempre pronti a fermarci e soprattutto rispettiamo le persone a piedi che incrociamo. In questa maniera riusciremo comunque a divertirci e a rispettare le altre persone che usufruiscono appunto di questi sentieri nel bosco. Ora si parte. DH La Piazzola, inizia qua. Ai soliti dispettosi. Eccolo qua. Ogni tanto bisogna fare anche un po' di pulizia qua sui sentieri. Nonostante quello che dice qualcuno, noi li teniamo puliti e agibili. Anche qua
qualcuno probabilmente l'ha fatto apposta. Passaggio un po' incerto in questo tratto di bosco. Bello, 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 bello. Ora facciamo un piccolo tratto di forestale di collegamento tra i due single. Ora inizia il single Cade Moran. Eccolo qua. Grazie, ciao. Attenzione qua a attraversare. Questo è il VHK de Moran. Attenzione qua, rock garden puro, nascosto dalle foglie. Thank you.
Bene, anche per oggi è tutto, il video finisce qua. E, come sempre, un piccolo minutino girato con la Insta360 per vedere un po' meglio, per capire un po' meglio com'è il giro, com'è il sentiero. E, come sempre, vi chiedo di lasciare un like, pollice in su se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale per non perdere le prossime pubblicazioni. Per oggi è tutto, dall'altopiano di Pini un saluto, ciao, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti. Fatta anche questa.